iniziamo. Non so, nessuno mi ha dato via, ma direi che si può iniziare visto che le 9 sono passate. Allora, buonasera. E questo post incontro, diciamo così, su, con i relatori che avete ascoltato, molti di voi credo abbiano ascoltato alle 5, l'uomo e la macchina, inquietudini e speranze del futuro prossimo. L'idea è molto semplice, è quella proprio di poter avere un dialogo per approfondire, porre domande e quindi fare un pezzettino di strada di conoscenze insieme, e quindi proprio per questo motivo si è pensato di avere uno spazio anche per questo. Per cui la cosa è molto semplice, ripresento i relatori per chi non c'era oggi alle 5, alla mia destra c'è Anello Cristianini che è professore di intelligenza artificiale presso l'unità di Bristol e la sua ricerca riguarda l'analisi su vasta scala del contenuto multimediale utilizzando vari metodi di intelligenza artificiale. E ha un ERC che è un finanziamento di ricerca molto importante proprio su questi temi legati all'intelligenza artificiale e ha scritto anche libri eccetera, adesso non entro in tutti i dettagli. Alla mia sinistra invece Gianfranco Pacchiani, prorettore della ricerca presso l'Università Milano Bicocca, dove ha ricoperto il ruolo di direttore dipartimento di scienze dei materiali. Si occupa di teoria quantistica della materia con particolare riferimento ai materiali inorganici e le loro superfici. Una serie di titoli che non leggo perché sennò finiamo l'incontro, ma e quindi volevo ringraziarli anche per questa ulteriore disponibilità che hanno dato a incontrare il pubblico. E semplicemente l'unica raccomandazione che vi chiedo è di poter fare degli interventi tendenzialmente brevi in modo tale da dare spazio a tutti di parlare. Adesso io non so, penso che chi venga fuori gli do il microfono. Grazie. Allora, il vostro intervento ovviamente ha scatenato un po' di riflessioni. Ne volevo aggiungere alcune perché mi sembrano fondamentali per la descrizione della situazione. Allora, la prima è che velocità e modalità con cui avvengono i cambiamenti tecnologici sono molto spesso in mano a aziende private che hanno enormi capitali. La Apple ha in cassa 250 miliardi di dollari, che sono circa 3 volte la Banca d'Italia, tanto per dirne una. La stessa cosa dal punto di vista degli sviluppi tecnologici più avanzati. L'invenzione dei bitcoin, i blockchain, cioè le modalità di programmazione che cambiano, nascono all'interno di cose innovative nate fuori dalle università o dai centri di ricerca ufficiali. La rete mette a disposizione un enorme potere anche di pochissime persone. Chi inventa virus, ransomware, eccetera, in pochissimo tempo raggiunge tutto il mondo in un modo che era inimmaginabile fino ai nostri tempi. Succedono anche cose molto interessanti del tipo che nel mondo sanitario, a parte la raccolta dei dati personali da tutti gli strumenti che indossiamo, cose di questo genere, ma ci sono anche evoluzioni tecnologiche di produzione che permettono di mettere a qualche centinaio di dollari in farmacia i kit per fare la sequenziazione dei segmenti di DNA per vedere predisposizioni a malattie, eccetera. In sostanza, l'impressione è che la velocità di questi cambiamenti, di questi investimenti, è tale per cui anche il meccanismo di qualcuno che è esperto, che forma altre persone per farli diventare esperti, che poi a loro volta insegnano ad altri, sostanzialmente sta saltando, cioè non c'è proprio il tempo materiale per una cosa di questo genere. Tant'è che mi sembra che qui un'alleanza, per non parlare dei ragazzini o degli studenti che molto spesso nelle scuole, almeno in Italia, sanno usare questi oggetti molto più degli insegnanti. Cioè, quantomeno c'è una spinta a guardare l'innovazione facendosi anche compagnia, per cui se è vero che la figura del maestro, come veniva ricordata durante l'incontro, è una cosa fondamentale, ma forse le modalità con cui questo maestro si esprime richiedono di essere cambiate, non più come una esperienza e una capacità che decenni ti hanno portato per essere più avanzato dei tuoi studenti, ma forse di uno sguardo appunto, di un metodo all'affronto delle problematiche che è più maturo. Sì, dunque, grazie per questa considerazione. Diciamo, innanzitutto è vero
che c'è un cambiamento molto rapido, ed è vero che anche chi deve, diciamo, trasferire conoscenza fa fatica in un certo senso ad adeguarsi. Però attenzione, che per controllare questi processi occorrono conoscenze profonde che possono essere accumulate soltanto in anni e anni di esperienza. Un conto è l'applicazione superficiale di una metodologia, un conto è lo sviluppo di queste tecniche. È vero che ci possono essere delle tecniche che diventano disponibili, più facili da utilizzare, che rendono poi un controllo, diciamo, di queste tecniche più complicato. Venendo al punto della, diciamo, invece della, di che cosa può essere il meccanismo di interazione tra, diciamo, allievo e maestro, è chiaro che, come dicevamo anche un po' nella chiacchierata che facciamo a tavola, è fondamentale, almeno secondo me, sviluppare un senso critico, cioè le persone devono essere sì istruite tecnicamente, avere le conoscenze, eccetera, ma devono anche essere in grado di porsi delle domande, dei perché, cioè non è soltanto un processo di apprendimento, perché lo faccio, a cosa serve, dove mi porta. Allora questo secondo me è fondamentale ed è ancora un aspetto che forse la macchina non riesce a mettere in questo tipo di interazione tra maestro e allievo. Dobbiamo potenziarlo, perché il nostro sistema anche educativo non è particolarmente sviluppato da una parte, e anche i nostri allievi, gli studenti, sia a livello di scuola secondaria che a livello di università, non sono particolarmente portati a fare domande, cioè sono molto portati ad accettare. Io dico a lezione, perché io cerco molto di stimolare, dico: un giorno potrei entrare a lezione a dire che la Terra è un cubo e ho l'impressione che nessuno direbbe: professore, cosa sta dicendo? Questo è anche quello che sta avvenendo, un po' di passività nell'accettare tutto quello che viene proposto. Quindi senso critico e forte stimolo a porsi delle domande. Questo per me è l'unica cosa su cui puntare in questo momento. Sì, sono d'accordo, ma sono cose che... Si sente? Sente? Non lo so, ecco, sì, accidente. È facile a dirsi, poi come si fa a trasmettere senso critico non è chiaro, però credo il valore degli esempi è importante, quindi dando l'esempio, criticando, mettendo come insegnante, credo che gli studenti in genere ci copiano, quindi se vedono che noi siamo critici rispetto alla tecnologia, loro forse lo saranno, e se vedono che noi siamo passivi, forse lo saranno. Un approfondimento. Quindi se questo cambiamento così veloce, come mettevamo in evidenza oggi anche all'incontro, quindi secondo voi chiede in qualche modo anche una responsabilità diversa da parte degli insegnanti, dico di insegnanti nel senso proprio del percorso sin, diciamo così, dalle scuole elementari, medie, cioè anche il modo di insegnare, come è provocato da tutti questi cambiamenti, sempre legato a questa... Come il tuo modo di insegnare, tu ti senti provocato rispetto a questo fenomeno che stai osservando così criticamente? Non è facile. Nelle scuole non lo so che succede nelle scuole. La mia impressione è che le scuole stiano cercando di ignorare queste cose, di andare avanti con i programmi stabiliti, sopravvivendo. Le scuole dei miei figli vanno avanti come se non ci fosse niente, fanno il loro programma. E ogni tanto fanno degli avvertimenti attenti ai pericoli dell'internet, ma all'università dovrebbe essere diverso. Io tendo a dare delle sfide agli studenti, dire: trovatemi questo, scoprite qualcosa. E tra l'altro secondo me è appropriato anche usare Wikipedia. Alcuni colleghi dicono che non si può usare Wikipedia, per esempio. Usate quello che volete, Wikipedia, YouTube, trovate la risposta e convincetemi che la risposta è giusta. E cerco di delegare, di mettere il peso di scoprire le cose sugli studenti, i quali sono contenti, tra l'altro. Ma da una parte ovviamente c'è il problema che gli studenti non sono tutti uguali, cioè quando un docente sia in una scuola secondaria che in un'università si trova di fronte a un gruppo di studenti, ce ne sono alcuni più critici, alcuni più attivi, ce ne sono alcuni invece che
hanno come obiettivo primario quello di concludere o magari di superare quell'esame, di concludere gli studi. Questo ovviamente diciamo complica il compito educativo, però secondo me è essenziale invece che ci sia questo tipo di messaggio, che non ci sia soltanto il trasferimento di conoscenze tecniche, ma anche, ripeto, quello che dicevo prima, di sviluppo del senso critico. Il problema è che siccome l'informazione che abbiamo a disposizione è sempre di più, siamo stati spinti, volenti o nolenti, a impaccare sempre più nozioni in sempre meno tempo, lasciando sempre meno spazio per la riflessione. Allora, questo è un problema, secondo me, intrinseco, perché il numero di informazioni che noi produciamo è assolutamente immenso. E anche di metodologia, anche soltanto la carrellata che ho fatto oggi ci dice che a riuscire a capire queste cose i tempi sarebbero giganteschi. Dobbiamo assolutamente trovare a livello educativo il momento, cioè il modo di dare più spazio alla riflessione, magari chiedendo allo studente stesso di integrare le conoscenze con i suoi strumenti, con i suoi mezzi, diciamo con un atteggiamento meno passivo dello studente e più attivo anche del docente. Non è facile, ve lo dico subito, non è facile, perché richiede un cambiamento un po' di paradigma di tutto il processo educativo, quindi con più partecipazione, eccetera, eccetera. Qualcosa si sta cercando di fare, ma insomma è una bella sfida. Facciamo un esempio, invece mi sembra un discorso un po' così astratto in questo momento, che rischiamo di parlare di teorie. Facciamo un esempio specifico, così poi andiamo subito. In questo spazio l'assunzione indiscussa è che l'intelligenza artificiale sia una cosa importante che sta succedendo. Chiediamoci, chi lo dice? Perché? L'Internet of Things dovrebbe arrivare, tutti dicono, entro 2-3 anni. Ce n'è bisogno? È vero o non è vero? Facciamo subito. In genere chi lo dice è qualcuno che ha un interesse. Internet of Things è un modo di fare le cose che crea enormi vantaggi, soprattutto a chi lo vende, giusto? Io sinceramente, di accendere la luce della mia camera da letto usando il telefonino quando l'interruttore è lì, non ne ho bisogno. Eppure questa è l'idea: prendi il telefono e accendi la televisione che è davanti a te, e poi accendi la luce, e poi accendi lo scaldabagno e il toaster. C'è bisogno? Non lo so. Eppure ci dicono che questo sia il futuro. Quindi le domande specifiche cambieranno negli anni, ma la domanda fondamentale è: chi me lo dice? Che interessi ha? Questa rimane valida per 100 anni. Che ci guadagno io? Che ci guadagnano loro? Questo rimane valido. E questo atteggiamento non si insegna col libro, si dimostra. Ce ne sono altre. L'automobile che va da sola, va bene, ha dei vantaggi. Per chi? Per me, che so guidare, o per qualcun altro? E avanti così, no? L'idea è questa. Non so, c'è bisogno di Facebook? Sì, no, forse in certi casi. È un atteggiamento mentale che secondo me è necessario, magari non nelle scuole medie, ma a un certo punto diventa necessario e si assorbe guardando. Ma poi magari lasciamo la parola al pubblico per fare qualche domanda. Ma allora io vedo un problema però serio, cioè ci sono alcune persone come me che vengono, e non ho problemi a dirlo, da un secolo passato, cioè di fatto vengono da un'età che tutto sommato in questo momento è un privilegio, che dà la percezione che si è vissuto benissimo anche senza certe cose. Questa è una percezione che io ho, perché diciamo ho vissuto negli anni 80, negli anni 90, negli anni 70 senza l'internet, senza il computer, senza il telefono. Ho paura però che per un ragazzo nato nel 2000 tutto questo sia un concetto totalmente astratto, totalmente privo di senso, perché è nato già in questa realtà è l'unica realtà che ha conosciuto. Quindi dire che se ne può fare a meno, secondo me, è difficile, ed è difficile fermare questo tipo di sviluppo. È vero che ci viene imposto, però non vedo come possiamo bloccarlo. Quindi l'unico modo che intravedo è appunto quello di porre delle domande sul senso delle cose, ecco, questo sì. E ripeto, dando più spazio al momento di riflessione, come quello che stiamo facendo in questo momento. Cioè questo è un momento, diciamo, di crescita, spero, per
alcuni di noi, sicuramente lo è per me, perché queste qui non sono temi che è facile dibattere, diciamo, con altre persone, poi nessuno di noi ha le idee chiare. Quindi ritengo che sarà molto difficile fermare l'Internet of Things, anche se sono pienamente d'accordo che io non ho nessun bisogno di, diciamo, di queste cose, come non ho bisogno di altre cose, e non credo neanche che abbiano portato dei miglioramenti nella mia esistenza. Alcune magari sì, però ho l'impressione che sia ineluttabile, perché dietro c'è un mercato, perché dietro c'è una forte pressione, eccetera. Attenzione, io non voglio questionare, però c'è un mercato. Quando dici, secondo Zuckerberg, il futuro include realtà virtuale, perché ci sarà disoccupazione, lo dice lui. Un attimo, non dico di opporci, non ci opponiamo, siamo critici. È chiaro che lui produce il dispositivo e deve dirci questo. Io non ho visto questo gran mercato in questo momento, magari verrà. Comunque, parliamo d'altro, dai, se no qua finisce che... Cioè, io vedo al fondo di tutte queste questioni un grande problema, quello del contrasto tra l'etica sociale e l'etica individuale. Se noi continuiamo nella direzione in cui stiamo andando, in cui il piacere, il vantaggio, il bene personale prende il sopravvento sul bene di tutta la società, andiamo in realtà verso una disgregazione e andiamo verso l'affermazione appunto di questi criteri, per cui io ho voglia di avere il visore, siccome ho un po' di tempo libero non me ne frega niente se questo porterà degli svantaggi al resto della società, questo è il mio bene e io mi faccio gli affari miei. Quindi dal punto di vista generale, quello a cui si dovrebbe richiamare tutti, la scuola nell'educazione, la politica nell'indirizzo attraverso le sue leggi, è quello di ritornare a valorizzare sempre di più l'etica sociale, cioè quello che io faccio deve essere un bene per tutti. Il vecchio Kant non ha detto solo l'occate, tutto ciò che io faccio deve avere come criterio il fatto che fa bene a me, ma fa bene a tutti. Se il criterio invece tutto ciò che io faccio deve riguardare solo me, il resto non mi interessa, andiamo verso il suicidio collettivo. Questo poi, con armi così potenti come internet ci sta mettendo a disposizione, può portarci ad accelerare molto questo suicidio. Io sono completamente d'accordo e penso, allora io vedo un problema molto grande esattamente in questa direzione, che è quello, è inevitabile che le nuove tecnologie uccideranno un certo numero di professioni e non è affatto detto che verranno rimpiazzate da altre, perché non è una legge di natura, in passato è accaduto. La rivoluzione industriale ha ucciso un certo tipo di lavori, meno persone sono state dedicate all'agricoltura, c'è stato il terziario, ma non è una legge di natura. Quindi il rischio che ci siano professioni che vengono a sparire è molto alto, creando dei problemi sociali immensi. Guardiamo quello che sta succedendo nei nostri supermercati. Io vado in un supermercato, faccio la spesa, arrivo alla fine, c'è una cassiera che mi aiuta a fare il conto. Adesso in molti supermercati, a Milano, metà delle casse sono sparite perché c'è di fatto il lettore automatico, eccetera. Io non ci guadagno niente perché devo metterci dello stesso tempo. Abbiamo ucciso un posto di lavoro, una persona con cui magari scambiavo due parole non è più lì e abbiamo creato una persona che è disadattata. Questo sta avvenendo su tutto. Allora, questo secondo me è questo è il vero problema, diciamo, ed è il problema del benessere sociale. È chiaro che c'è un vantaggio immediato forse a livello di costi dell'azienda, ma questo ha poi dei problemi che si porta dietro, sono immensi, che poi ti tirano dietro tutta un'altra serie di patologie. Quindi problema centrale è questo, diciamo, del benessere collettivo. Così parliamo di occupazione, anche che finora non è uscito, si parla tante cose, abbiamo parlato di privacy e di autonomia. L'occupazione è un capitolo enorme in questo campo, ed è vero che da sempre c'è automazione e da sempre l'occupazione è... L'occupazione soffre quando automatizziamo qualcosa, ma questa volta c'è una dimensione nuova, perché esattamente il checkout automatico al supermercato, il check-in automatico all'aeroporto, il self-service alla banca, le telefonate che facciamo dove risponde una specie di Siri che dialoga con noi,
vediamo ormai negli ultimi anni dappertutto, tra pochissimo tempo probabilmente i taxi o i camion o gli autobus. L'automazione di questo livello sta funzionando. Cosa vuol dire? Che è nell'interesse dell'azienda usarlo, non è nell'interesse del cliente, ma il cliente non ha scelta. Io credo che in questi casi un sistema di tasse sarebbe una buona idea, una tassa sull'automa, perché a quel punto l'azienda può scegliere se pagare la tassa sull'automa o invece assumere una persona. Qui i politici possono fare qualcosa. Come soluzione temporanea, non intendo questo come soluzione permanente, ma per aiutarci a navigare la transizione. Io vorrei tornare sulla questione che voi avete accennato prima di questa responsabilità educativa, questa necessità di trasmettere come un senso critico delle generazioni precedenti alle nuove generazioni. Questo evidentemente non è nulla di nuovo, è una responsabilità che tutte le generazioni hanno avuto nei confronti delle generazioni nuove. Ma c'è come una novità in questi tempi, a me sembra. Una volta la generazione più anziana sapeva il come delle cose e poi spiegava il perché, diciamo, o aiutava a giudicare. Adesso sul come l'aspetto tecnico, diciamo, ha ribaltato i rapporti, per cui, diciamo, io insegno all'università, ma su certe questioni, come dire, di come si usano certi software o certi strumenti, i miei studenti sono infinitamente avanti a me e io non mi metto neanche, come dire, chiedo a loro di fare certe cose che io non so e non mi interessa fare. Questo, da un certo punto di vista, è come se alzasse un po' la barriera, perché mette in qualche modo, rischia di mettere in una condizione come di inferiorità, cioè, o come dire, o di essere percepiti come quello che ha un handicap tecnologico e per cui dice attento a quello strumento o attenzione a come lo usi, perché in realtà non lo sa usare o, come dire, non è abbastanza capace, e quindi, diciamo, lo denigra perché, diciamo, viene da un'altra generazione. Ecco, se potete commentare su questa novità che mi sembra, diciamo, aggiungere un punto di difficoltà. Beh, allora, tocca un punto centrale. Io, ad esempio, io non amo mettere le cose sul cloud, cioè non lo voglio fare, non mi piace. Non mi piace come concetto, non è che abbia dei problemi tecnologici a farlo, ma i miei studenti invece, ti ho messo il file sul Dropbox, ho messo sul... No, non mi interessa, cioè, perché io voglio copiare i miei file sul mio device, eccetera. Però cerco anche di discutere con loro le motivazioni di questa cosa, cioè che quindi ha proprio questa, forse come l'ultimo soldato giapponese che, finita la guerra, non se n'era accorto, continuava, diciamo, a combattere la sua guerra personale. Però mi sento un po' in questa situazione di dover difendere questo tipo di valori, non pretendendo di fermare, ma magari di suscitare qualche domanda. Diciamo, oggettivamente questa del cloud è una, diciamo, novità, è utile, ma è indispensabile? Non necessariamente. Quindi, di nuovo, ripeto, si tratta un po' di stimolare il senso critico, facendo vedere che le cose si possono fare e si potevano fare anche in altro modo, senza necessariamente, diciamo, soffrirne. Io ricordo che da ragazzo, se dovevo andare in un posto a fare un appuntamento, lo si faceva anche a distanza di settimane, tale ora, tale posto, tale luogo, quello era l'appuntamento, lì ci si trovava, mai andato niente di storto. Cioè, è vero che abbiamo degli strumenti che possono aiutarci a fare le cose meglio, e li usiamo, ma dobbiamo non diventarne schiavi, questo è il punto, cioè dobbiamo essere capaci di controllarle. Questo è un po' il tema, no? Cioè di fatto di avere un controllo, e se le accettiamo tutte in maniera totale, passiva, eccetera, secondo me lo scenario diventa preoccupante. Quindi non ho una risposta precisa, però ripeto, con esempi concreti, di nuovo, ecco il maestro, l'allievo, cercare di stimolare dei dubbi, delle questioni nei ragazzi, in modo che si possano porre dei quesiti. Sì, io non ho una risposta, ma è una bella domanda questa. Questa inversione è interessante. Dove sono? Eccolo. È un'inversione interessante. Cioè, la generazione nuova sa più cose, è più alfabetizzata dell'altra, e rimane la domanda.
c'è ancora conoscenza da trasmettere, che tipo di conoscenza va trasmessa. E non è così ovvio come ma la saggezza generale di altri tempi. In realtà non è mica detto, ci potrebbe essere che alcune conoscenze generali che ho io non hanno più alcun significato domani. La risposta non la so, ma è una bella osservazione. Volevo tornare un attimo sulla questione dell'occupazione di cui si parlava un attimo fa, perché mi ha colpito molto, perché ogni tanto è già capitato di parlarne così fra colleghi, e poi una volta ho visto con una certa preoccupazione, come dire, l'automazione porta via dei posti di lavoro. Poi mi era capitato di vedere una vignetta in cui metteva il paragone, insomma era una roba satirica, insomma, l'invenzione dell'automobile ha tolto il lavoro ai portatori di lettiga. Per cui ho pensato, è sempre successo questo, quello che si diceva anche prima. E, come dire, nella mia riflessione avevo risolto, per così dire, la cosa dicendo, per ogni lavoro, se lo fa meglio un automa, una macchina, faccio fare un automa, se lo fa meglio un uomo, cioè se un uomo dà un valore aggiunto, è meglio farlo fare un uomo. Io ho il telepass nella mia macchina, i casellanti non li vedo più già da qualche anno. Alla cassa automatica spesso uso quella che faccio un po' prima. Però mi chiedo, è troppo semplicistica? Adesso mi ha fatto riflettere molto la frase, non è una legge di natura che perdo certe professioni ma ne nasceranno delle altre. Io finora è troppo semplicistico questo pensare, ogni lavoro se lo fa meglio un uomo lo farà un uomo, se lo fa meglio una macchina lo farà una macchina? È troppo, non lo so, semplicistico? Grazie. Non è questione di farlo meglio, è questione di quanto costa. Ma intanto ogni altra transizione del passato è vero che poi si è sistemata e altri lavori sono stati creati, ma intanto in quel momento lì ci sono intere generazioni che hanno sofferto. Questa è un'occasione che abbiamo per fare una transizione senza sofferenze, perché la rivoluzione industriale, prima e seconda e avanti, hanno creato enormi problemi. Le prime specialmente hanno creato migrazioni, urbanizzazione, l'intero movimento socialista non esisterebbe senza quel cambiamento. C'è qualcuno che inventa una macchina a vapore e 100 anni dopo qualcuno inventa un partito socialista, per dire, i programmi scolastici cambiano, un papa deve fare un'enciclica. Sono cose che dipendono da un evento tecnico di qualcuno che fa una macchina, e nel mezzo c'è sofferenza. Sarebbe bello questa volta gestire la transizione senza tutta quella situazione. Non vogliamo un altro partito, un'altra enciclica, un'altra rivoluzione e avanti così. Quindi sì, io sono ottimista, alla fine il mondo assorbirà tutto, ci sistemeremo, ci sarà un altro mondo, e sarebbe sciocco rifiutare soluzioni più efficienti solo per tenere tutto invariato. Non funzionerebbe comunque, perché un altro paese diventerà più efficiente e ci obbligherà a seguirli comunque. Se l'Inghilterra non avesse voluto usare i telai automatici, l'avrebbe fatto l'Olanda, mettendoli fuori mercato comunque. Quindi queste cose succedono. Però abbiamo l'opportunità adesso di programmarle le cose, cambiare i programmi scolastici, fare le leggi, fare le cose da adulti, non sarebbe male. Sì, non ho molto da aggiungere, anche però ho l'impressione che quando certe professioni saranno fatte dalle macchine, in realtà saranno fatte meglio. Cioè l'esempio del Google Car, quando tutte le automobili saranno guidate in maniera, diciamo, automatizzata. Io oggi abbiamo fatto delle lunghe code perché l'autostrada era piena e perché la gente guida in maniera strampalata, quindi continuamente cambiando di corsia, frenando quando non deve frenare. Cioè, oggettivamente, se fossimo andati tutti alla stessa velocità, 60 all'ora, non avremmo fatto le code, saremmo arrivati prima. Quindi oggettivamente ci sono delle cose che verranno migliorate. Il problema è quello di prima, diciamo, di coniugare questo miglioramento con quella che è il lavoro. Il lavoro è una parte fondamentale della dignità umana. Se noi togliamo il lavoro, perché togliere il lavoro vuol dire che una percentuale importante della popolazione mondiale sarà esclusa dalla creazione di benessere, dalla creazione, dalla partecipazione sociale. Questo è un problema immenso, e quindi questo secondo me richiede le forti prese di coscienza. Su questo assolutamente, diciamo, va fatto qualche cosa. Pongo due temi, poi decidete voi a quale rispondere. Il primo è molto semplice, perché comunque venendo a questo incontro
mi interessa invece dal punto di vista dello sviluppo di quello che stiamo seguendo, quali sono le ultime frontiere secondo voi, cioè quali sono i nuovi passi che si stanno facendo in questo momento, perché adesso la Google Car già ne abbiamo parlato, ok, cioè, quali, okay, questa è la prima domanda. Secondo aspetto invece, ritornando al tema detto precedentemente, parto da un esempio banale, io lavoro nelle telecomunicazioni, l'esigenza di telecomunicare che c'è adesso è immensa, 200 anni fa nessuno se la sognava, sostanzialmente 200 anni fa nessuno avrebbe pensato che io potessi vivere semplicemente lavorando nelle telecomunicazioni. Questo mi ricordo quello che disse molto un economista caro al meeting, Marco Martini, che il desiderio dell'uomo è infinito, e dato che il desiderio dell'uomo è infinito, quando ne riempi uno se ne apre uno più grande, e questa è la leva sulla quale si va, cioè si sviluppa poi il mondo e si nascono i nuovi lavori, le nuove possibilità. Certamente il problema è la transizione, come diceva lei. Ora, su questo aspetto qua, mi sembra molto interessante che l'aspetto invece decisivo, un aspetto decisivo è quello che recentemente su cui hanno insistito il Papa, sostanzialmente l'enciclica Laudato Si, eccetera, cioè che non è un problema tecnologico, ma è un problema umano, culturale, ed è una cultura dello scarto, per cui quanto più si afferma una cultura dello scarto, in cui il mercato è tutto, tanto più queste transizioni sono devastanti, tanto più si afferma una cultura dell'umano, tanto più queste transizioni sono progresso. Su questo anche sarebbe molto interessante, dico l'ultima citazione, mi viene in mente il discorso del Papa ai lavoratori a Genova, quando ha detto che noi dobbiamo fare un mondo in cui tutti abbiano il lavoro, non tutti abbiano lo stipendio, ma tutti abbiano il lavoro, che può essere completamente diverso da quello di prima, ma un lavoro. Questo, se fossero problemi facili sarebbero già risolti, non ci sarebbe una discussione. Ma tante volte anche fare la domanda da solo aiuta. Questa idea del lavoro senza stipendio è interessante, perché se lavoriamo per dignità può essere una soluzione, contribuire al benessere. Però adesso è un lavoro significativo. Però non diamo per scontato che ci saranno sicuramente... A questo momento sembra che l'automazione porterà a significativa disoccupazione nel breve termine, non si sa, sembra, questa è l'opinione degli esperti, è bene prepararsi, ma non diamolo per scontato, magari avverrà più lentamente, magari ci saranno altre situazioni, dipenderà dal costo del lavoro anche, perché c'è un costo nel mettere queste macchine sul mercato. Queste macchine purtroppo, tra l'altro, diventeranno competitori dei lavoratori locali o migranti o quelli offshore, perché il costo del lavoro dipenderà anche da questo. Ci potrebbe essere che l'economia sarà forse diversa, e se l'economia sarà diversa la politica sarà diversa. Questa è una serie di cose un po' complesse, io non lo so, però sono convinto che lavori manuali saranno in gran parte automatizzati, già lo vediamo. Lavori di concetto, sono sicuro che call centers sono facilmente automatizzabili, traduzioni l'abbiamo visto, secondo me trasporti sarà automatizzato in gran parte, immagino anche alcuni settori della sanità e dell'educazione, dell'istruzione saranno automatizzabili, non tutti, però ci sono dei settori che sono chiaramente più a rischio di altri, quindi sarebbe bene incorporare nei programmi scolastici quegli altri settori che non sono facilmente automatizzati. Allora, dunque, innanzitutto prevedere il futuro è impossibile, e un esempio chiaro che mi sembra nel 2005 è stato fatto uno studio ad Harvard addirittura su quali sarebbero state le professioni a rischio da lì ai successivi 15 anni, ed è venuto fuori che una delle professioni che si riteneva del 2005 a prova di bomba, dice, questo è il tassista, cioè ci dovrà sempre essere qualcheduno alla guida di un taxi che ti porti da A a B. Oggi sappiamo che il tassista è una delle professioni più a rischio che ci siano, già con Uber di fatto questi fenomeni abbiamo visto che cosa è successo, ma poi con
l'avvento delle Google Car, noi saliremo sulla macchina e metteremo l'indirizzo e ci porterà. Questo lo dico per dire che è inutile farci molte domande su quali saranno le professioni che ci saranno oggi o domani, perché è quasi impossibile azzeccarci. Detto questo, è chiaro che il lavoro è una parte fondante dell'attività umana, cioè, e penso che in qualche modo vada riconosciuta. Il denaro è, insieme al linguaggio, una delle grandi invenzioni della civiltà, cioè è stato inventato circa 5.000 anni avanti prima di Cristo, cioè il denaro e le lingue scritte. È un modo per tradurre questa, diciamo, bene o male, questo contributo che viene dato. Ma c'è un altro problema di cui non abbiamo minimamente parlato, ed è il fatto che grazie alle tecnologie, soprattutto alle biotecnologie, alla medicina, eccetera, la vita umana si sta allungando molto considerevolmente. Se voi guardate, diciamo, l'aspettazione di vita nella storia dell'umanità, cioè dall'uomo da 10.000 anni fa, praticamente è stata piatta, era intorno ai 25-30 anni, chiaramente c'è una forte mortalità infantile, ma comunque l'età media che uno si aspettava era quella. Poi è cominciato a crescere verso il 1800, poi è cresciuta in maniera esponenziale e la crescita è lineare, cioè è aumentata l'età media di aspettazione di vita di 15 anni negli ultimi 50 anni. Quindi oggi è 85 anni per le donne, 80 anni per gli uomini, sarà 100 anni tra pochi anni. Quindi di fatto avremo una popolazione più anziana, ma in qualche modo anche da mantenere, perché diciamo tutto l'aspetto delle cure eccetera ha un costo. Quindi si pone un problema molto complesso di una società dove le nuove tecnologie ti consentono di vivere, poi con tutta una serie di problematiche che ancora sono aperte, perché sappiamo Alzheimer, non Alzheimer eccetera, ma al tempo stesso con una necessità di professione che si riduce. Ecco, questo è un incrocio abbastanza esplosivo da un punto di vista della struttura sociale, e secondo me anche su questo, ripeto, ricette non ce ne sono, ma sarà bene cominciare a pensarci. Mi permetto, sì, di fare un'osservazione proprio in questo spirito anche di mettere in dubbio ciò che abbiamo sentito. Io una volta ho sentito una presentazione, un TED Talk di Joshua Benjo, che è uno dei più grandi studiosi, insomma ricercatori su neural networks, e per esempio lui sostanzialmente presentava l'impatto sociale che possono avere queste nuove tecnologie dal punto di vista, diciamo, non occidentale, ma per il mondo che tendenzialmente, per esempio, non ha accesso, per esempio, a un medico che può fare una diagnosi dato dei sintomi, piuttosto che non può andare all'università, piuttosto che tutta una possibilità, diciamo così, che per una gran fetta del mondo oggi non è accessibile. Invece, appunto, lui presentava la possibilità di tante delle cose che abbiamo raccontato anche oggi, non come qualcosa di meno per il nostro mondo, ma parte occidentale del mondo, ma come una possibilità in più per tanti parti del mondo. Volevo capire cosa ne pensavate di questa cosa qua. Ha ragione Joshua Benjo. Queste cose qua non sono cose negative, noi ora ci preoccupiamo dei rischi perché siamo interessati anche ai rischi, siamo pessimisti. Il motivo per cui ci svegliamo ogni mattina e facciamo ricerca in intelligenza artificiale è perché può migliorare il mondo, non ci sarebbe motivo di farlo altrimenti. Lo facciamo perché serve e va fatta e non ci si può fermare. Non ho mai messo in discussione, spero di non dare l'impressione sbagliata, i benefici sono enormi e non ci si deve fermare. Mi piacerebbe anche discutere, come stiamo facendo, dei rischi solamente allo scopo di mitigarli, non allo scopo di scoraggiare la ricerca. Quindi grazie di averlo detto, non esageriamo i negativi. Io sono 21 anni che mi sveglio ogni singola mattina e lavoro in questa direzione per un motivo valido, sono cose che possono cambiare il mondo e vanno fatte, se non le faccio io le fa un altro, vanno fatte. Però mentre scopriamo lungo la strada che qualcosa può andare male, sarebbe bello alzare la mano, chiamare il politico, chiedere che si faccia una legge e poi continuare. Ecco. Sì, io sono completamente d'accordo e in effetti se guardiamo appunto la storia dell'uomo, negli ultimi 100 anni il miglioramento della qualità della vita è stato straordinario, ovviamente in maniera non uniforme per tutta la popolazione mondiale,
però diciamo nessuno vorrebbe tornare indietro a dove eravamo 100 o 150 anni fa. Però è anche vero, ed è questo il tema dell'incontro di oggi, che la rapidità del cambiamento è tale che qualche interrogativo su che cosa ci aspetta è bene porselo. Anche perché mentre fino a pochi anni fa ci si muoveva in un contesto che più o meno era una estrapolazione di quello che era stato il modo di vivere precedente, adesso ci stiamo incamminando verso dei momenti in cui gli scenari sono profondamente diversi, nessuno li ha conosciuti e quindi oggettivamente qualche dubbio e qualche preoccupazione, ma legittima, è bene che ci sia, insomma. Magari chi vuole parlare si può mettere là in, più o meno in fila, così almeno sappiate l'ordine, che ho visto troppe mani alzate, grazie. Sì. Io parlando con alcuni compagni di corso che sono fisici, loro raccontavano entusiasti di una recente invenzione che è stata fatta in Giappone, che è la Waifu, che è praticamente una specie di automa che va a sostituire la moglie, in sostanza. Cioè la mattina quando ti svegli ti dà il buongiorno, poi quando vai a lavorare col GPS, sa che sei a lavorare, ti chiede come sta andando, ti scrive che gli manchi, poi quando torni a casa ti coccola un po', ti appaga. E loro appunto ne raccontavano proprio in tutto. Esatto. Loro ne raccontavano proprio entusiasti, no? Perché di fatto era tutto il bisogno anche di amore che uno ha viene appagato senza che uno debba neanche muoversi, in sostanza. E, io sono rimasto molto scosso da questa cosa, però in realtà in forma anche più piccola è una dinamica che mi sembra abbastanza quotidiana, cioè ad esempio quando sono annoiato la prima cosa che faccio è prendo il telefono, apro Facebook, per cui io vedo molto questo rischio, no, dell'appagamento e del togliere completamente la domanda, no? Cioè come manca qualcosa, queste nuove tecnologie sono fatte proprio per quasi neanche accorgermi del fatto che io magari sono fatto per di più che avere un automa che mi aspetta a casa, no? E allora appunto volevo capire anche nel quotidiano cos'è che può aiutare appunto a quella criticità, no, di cui si parlava anche prima, no? Allora, questo. Ah, è interessante, io sono anni che leggo che in Giappone propongono i robot come compagni per compagnia e fanno l'animaletto robotico che dobbiamo accudire, questo è solo un passo in più, mi sono sempre stupito, io non riuscirei mai a cascarci, non riesco a credere che questa cosa sia possibile come un mercato, però il Giappone è forse diverso. Perché la componente di empatia che è fondamentale manca, perché so che l'automa è un automa. Se ricevo un messaggio, posso fare un'app per il mio telefono che mi manda il messaggio ogni mezz'ora, ma lo so che è un'app e questo mi rovina il gioco, no? È come guardare un gioco di prestigio guardando il trucco. Però a parte quel dettaglio lì, questo ti dice qualcos'altro, si dice che ci sono intere società avanzate dove c'è molta solitudine invece, e questo è il problema più importante, perché non sono solamente in Giappone, c'è in Europa e c'è in America, c'è proprio le società dove è maggiore il progresso tecnologico, sono anche i posti in cui c'è maggiore la conversazione, il discorso sulla solitudine, e questo è uno spunto di riflessione in generale, secondo me. Sì, non ho niente da aggiungere, è un altro aspetto della realtà virtuale di cui in qualche modo parlavo, lo trovo aberrante semplicemente come idea, ma sono d'accordissimo con lui, è un tremendo segno di solitudine ed è quello che oggi appunto internet ci ha connessi tutti, siamo tutti connessi ma siamo molto spesso soli, questa è la grave dimensione di questo tipo di tecnologie. Ecco. No, volevo soltanto reagire invece rispetto, io sono un'insegnante e volevo dire che per quanto effettivamente gli sforzi, soprattutto magari nella scuola italiana rispetto ad altre, rispetto all'adeguamento delle nuove tecnologie sia basso, secondo me ci sono vari aspetti, perché da una parte non credo che sia il caso di emulare dei popoli che cercano di stare al passo in modo
fin troppo, diciamo, sostenuto nelle scuole, però diciamo, adesso sarebbe un discorso ampio, però quello che volevo dire è che anche nella scuola italiana, come anche nella mia, ci sono dei tentativi di fare organizzare dei laboratori di robotica, per esempio, o di programmazione già a livello dell'elementare e delle medie, in cui si cerca di dare dei rudimenti, perché è vero che sono più avanti di noi i nostri ragazzi su certe cose, però magari più a smanettare, dico in generale, su cose molto più pratiche e che non richiedono magari l'utilizzo delle nuove tecnologie per esempio programmare o fare delle cose creative. Questo è un po' lo sforzo che si sta facendo in alcune scuole, per esempio nella robotica, così. L'aspetto invece che manca a tutti i livelli, secondo me, è quello che dicevate sul senso critico, che secondo me anche alle medie si può, con domande semplici si può un pochino far reagire i ragazzi. Allora vi chiedevo, magari anche non in questa sede, se avevate delle idee su cose che magari ci sono in internet che si possono mostrare ai ragazzi, quindi anche a livello un po' immediato, che possono essere consone per sviluppare questa capacità critica. Sì, scusa, magari facciamo un'altra, raccogliamo adesso un'altra domanda e anche al prossimo giro le altre due, così, perché dobbiamo avviarci verso la conclusione. Sì, io non ho avuto la fortuna di assistere al vostro incontro, però mi sembra che abbiamo sviluppato molto il fattore sociale, il fattore umano, però c'è un fattore di cui non credo si sia parlato, che è il fattore della sostenibilità. Cioè, tutta questa automazione, tutte queste macchine hanno un costo energetico, questo è un problema che non ha niente a che vedere, magari molto più grande di questo, però di fatto è noto che l'energia a disposizione che abbiamo oggi e l'energia che avremo a disposizione nei prossimi 50 anni o 100 anni non sarà adeguata assolutamente all'esigenza che dell'energia elettrica che ci sarà, che l'uomo continua ad avere in maniera quasi esponenziale, si parlava di esponenzialità. E mi sembra che questo sia un aspetto che i politici ignorino, cioè che nascondono, non vogliono affrontare. Ecco, mi sembra che è un fattore da aggiungere alla discussione. Scuola e energia. Se io avessi la soluzione, la userei con i miei figli. Non so di alcuni siti che servano a sviluppare senso critico, magari. Io so come ho fatto io da bambino. Ho sentito molte storie, mi piacciono molto le storie. Fiabe, storie, parabole, quello che deve essere. E tuttora mi rendo conto che le applico tanti anni dopo per giudicare. Secondo me mancano adesso delle parabole, delle fiabe adeguate alle nuove sfide, ed ecco perché dico che non è una questione di ingegneri, ma una questione di umanisti, di artisti. Dobbiamo cominciare a sviluppare quel nuovo tipo di fiaba. Io sono attrezzatissimo e so come comportarsi se c'è un orso nel bosco, o se c'è un lupo, o la nonna sta male, però, o se qualcuno mi dice di mettere le briciole di pane, so tutto. Però mio figlio deve capire anche facilmente cosa fare, non in generale, non con la paura, in realtà cosa devo fare quando ricevo, non so, la possibilità di mettere i miei dati sulla cloud, o se devo, tutta la classe vuole andare su Facebook e io non posso, cosa ci perdo, cosa ci guadagno, come ci penso. Quella roba lì non ha delle fiabe ancora, e qua c'è bisogno di un tipo di persona che non è l'ingegnere. Questa è una. Per la sostenibilità io non ho i dati esatti, però è vero, ed è esperienza di tutti, che noi abbiamo imparato ad accettare che queste cose sono essenzialmente senza costo. Cioè Facebook si fa un account e si usa, non ha un costo. Gmail si fa l'account, si manda un'email, un milione di email, un miliardo di email, è uguale, costo zero. Posso mettere un attachment piccolo, grande, gigantesco, un film, zero. Posso guardare YouTube per 50 ore, zero. L'impressione dell'utente è che queste cose non hanno costo. È ovvio che da qualche parte c'è un costo. Da ingegnere, da scienziato, penso, se attacco un piccolo file o un grande file, io muovo più o meno elettroni, il costo va su o giù. Perché non vedo questo costo? Perché qualcuno lo assorbe. Allora, per quanto ancora queste compagnie assorbiranno tutti i costi per nasconderceli, forse per sempre, non lo so, ma è ovvio che queste cose hanno un costo.
Sì. Quindi a un certo punto noi dovremo vedere i costi, altrimenti non ci sarà alcun incentivo. Ecco perché uno può mandare 700.000 spam emails in modo automatico usando uno script, tanto non costa niente, e dall'altra parte li cancellano, non li vedono mai. Abbiamo usato una quantità di risorse enorme per mandare un'email che nessuno leggerà mai in modo automatico. Non lo so, ovvio che da qualche parte qualcuno paga, però sarebbe bello quantificare quante calorie o quanti dollari costa mandare 50.000 emails. Si può anche fare di peggio come calcolo: quanti dollari al giorno usa il bambino del Guatemala medio e quanti dollari al giorno uso io guardando YouTube. Non ho mai calcolato, ma si può calcolare. Ma dico solo due parole sul problema dell'energia, che non è stato minimamente toccato, ma è chiaro, io dico sempre ai miei studenti, mi auguro che la vostra generazione risolva il problema dell'energia, perché è una delle altre grandi spade di Damocle che abbiamo un po' sul collo. Ovviamente diciamo, è un discorso molto complesso, quindi non stiamo ad affrontarlo, però è chiaro che noi abbiamo una fonte energetica disponibile e democratica, che è l'energia solare. Questa diciamo è l'unica in prospettiva che è sostenibile nelle sue varie forme. Ancora non ci sono degli strumenti efficienti per produrla in maniera diciamo quantitativa. Sarebbe un campo su cui investire veramente molto, perché se si dovesse verificare una crisi mondiale dell'energia, allora lì le cose potrebbero diventare estremamente spiacevoli, perché il controllo delle fonti energetiche è strategico, lo sappiamo. E quindi adesso siamo in equilibrio instabile, grazie appunto a tutta una serie di situazioni geopolitiche, eccetera, però dipendenti da dei combustibili fossili che sono distribuiti molto male, oltre che avere tutta una serie di altre conseguenze. Quindi è uno dei grandi problemi che vengono regolarmente messi sotto il tappeto, salvo riscoprirli quando viene fuori una crisi energetica, e questi non sono problemi che si risolvono in 6 giorni o in 6 mesi. Sì, allora le ultime domande. Faccio intanto una battuta sulla questione delle risorse del cloud. Io insegno un corso, faccio qualche ora un corso di master di comunicazione delle scienze e parlo anche di big data, e una con studenti di vari ambiti, una delle cose che chiedo è: ma che cos'è il cloud? Dov'è il cloud? No? E la cosa che mi stupisce è che tanti incominciano a guardare in alto, dicono il cloud, i dati saranno, no? Quando gli dico che in realtà il cloud sono chilometri di server tipicamente anche difesi da soldi, insomma incominciano già porre una domanda, incominciano ad accorgerti che appunto queste risorse infinite, forse così infinite, non sono. Sì, la mia domanda riguarda un po' il contesto generale che si stava affrontando prima, il rapporto etica sociale, etica individuale a cui prima si era accennato. Ora, premetto che non vuole essere assolutamente polemico di per sé il mio intervento. La questione era, per quanto riguarda gli interventi legittimi, se possiamo definirli tale, che tramite la politica si possono fare su un contesto quale può essere internet, che premetto non credo possa essere reso centralizzato quale si può pensare in distopie alla 1984 di Orwell o cose del genere. Ad ogni modo mi pare che l'intervento del politico, o comunque tramite i mezzi contemporanei o anche quelli futuri, che permettono sempre un maggior controllo delle funzioni individuali, accennavamo a per esempio l'anno scorso si parlava anche delle app mediche che permettono di condividere su internet dati prettamente sanitari e che non siano appunto tutelabili neanche potenzialmente, e che siano anche soggetti ora non semplicemente allo Stato ma anche a enti stranieri, mettiamo caso, in un contesto possibile bellico, mettiamo... Ad ogni modo mi sembra che i rischi, personalmente perlomeno, mi sembra che i rischi che si incorrerebbe nel concedere ai politici altro oltre la tutela delle libertà individuali possano essere, diciamo, non possano valere la candela. Ora io ad ogni modo non ho
tutti i dati sotto gli occhi, perciò la mia domanda era anche a voi se questa era semplicemente una distopia che stavo progettando oppure ci possano essere delle alternative per cui politicamente non si possa influire così tanto su libertà individuali, diciamo, che credo siano condivise come valori. Accogliamo le altre domande. Provo a farvi una domanda da scienziati e non da politici, così almeno recupero una questione tirata fuori precedentemente. Mi incuriosirebbe sapere quali sono i temi più interessanti su cui effettivamente state facendo ricerca adesso, e in particolare per lei, Cristianini, so che ha fatto un lavoro molto interessante sulla veridicità dei dati, sulle fake news e su quanto affidabili siano i dati e se ci sono. Sì, raccogliamo l'ultima così dopo. Ma io invece volevo chiedervi un parere su un pensiero che ho avuto oggi quando si parlava di intelligenza artificiale, no? Dove dicevamo che questi sistemi che autoapprendono alla fine sono sistemi che hanno una grande fame di dati, perché hanno bisogno di grande quantità di dati per riconoscere interrelazione, trend, quindi riconoscere rilevanze statisticamente significative, no? Per cui vedo che anche nel mondo aziendale compaiono questi ruoli di data scientist, che sono questi specialisti di algoritmi e che hanno sempre fame di dati, no? Ma portando un po' allo scenario evolutivo, un po' all'estremo su questa logica dell'intelligenza artificiale, mi chiedevo se, visto che spesso invece la realtà anche umana ha avuto dei punti di discontinuità o dei fattori di novità a fronte di fattori non statisticamente rilevabili, no? E spesso il fatto più bello che può capitare è un fatto, come dire, che si rivela come una novità non prevedibile. Un mondo che punta sempre di più su un'intelligenza artificiale, quindi che si basa su macro fenomeni statisticamente rilevabili, non rischia di perdere questa sensibilità e capacità di riconoscere un fattore innovativo importante ma non statisticamente rilevabile? Scusate, mi sono spiegata. Ecco, chiedo quindi un ultimo giro di risposte a partire da questi spunti. Ma la prima domanda, io forse l'ho capita, non sono sicuro di averla capita bene, ma è un'opportunità per chiarire. Quando dico il politico deve fare qualcosa, io non è che chiedo miracoli, io dico a livello di Parlamento europeo, dove c'è un mercato di 500 milioni di persone, lì si può per esempio chiedere che, non lo so, non si faccia uso di dati che l'utente non vuole condividere, senza un permesso esplicito. Questo tra l'altro capiterà a maggio del prossimo anno. Oppure si può insistere che quelle compagnie il cui lavoro è raccogliere i dati personali, impacchettarli e rivenderli, siano regolamentate in modo più efficace. Non sto chiedendo cambiamenti drammatici, sono piccole leggi. In questo momento ci sono dei vuoti di regolazione e in questi vuoti la gente entra. Se scoprissimo per esempio quello che io temo, cioè che certi tipi di algoritmi di raccomandazione generano dipendenza nei giovani, addiction, se lo scoprissimo, dovremmo trattare questi meccanismi così come trattiamo il tabacco, cioè proibirli sotto una certa età. Se lasciamo queste cose alle compagnie, loro diranno no. Magari ci sono degli spazi in cui la legge conta, ma non intendo proporre che il governo italiano si metta a interferire con. Però siamo un grande mercato, siamo 500 milioni, abbiamo un Parlamento. Se ci sono dei problemi, è democratico cercare di trovare delle soluzioni senza bloccare l'innovazione, ed è possibile. All'inizio, quando dicevano mettete il filtro sulle ciminiere, le industrie gli veniva un collasso, perché diranno non riusciremo mai a gestire la competizione con gli stranieri. Gli hanno fatto la legge, hanno messo la ciminiera col filtro e vanno avanti benissimo lo stesso. Si tratta di regolamentare. Questo non voglio fare tragedia, insomma. L'altra questione era quella di ricerca scientifica. Io lavoro sulle fake news, non l'ho finito, quindi non so come lo sai, però... Che Nico? Però il mio gruppo in questo momento sta lavorando su 4-5 fronti diversi. Allora abbiamo... ed è bene, grazie per la domanda, perché così non parliamo di cose deprimenti. Si parla di scienza, si vede che sono cose utili. Abbiamo un progetto molto interessante, quasi finito, in cui studiamo i contenuti di Twitter a livello molto largo nel Regno Unito. Abbiamo 8 anni di dati raccolti ogni 15 minuti da 54 città inglesi.
e misuriamo in modo statistico l'umore delle persone, le emozioni. E i dati sono talmente tanti che possiamo individuare dei cambiamenti di umore, e abbiamo misurato in modo significativo delle variazioni sia circadiane che stagionali di umore. E in più abbiamo ottenuto adesso i dati delle vendite dei farmaci, dalle farmacie inglesi, e abbiamo trovato le stesse variazioni che Twitter ci dava. E in più abbiamo studiato i dati di accesso a Wikipedia a livello globale per gli stessi anni, e abbiamo visto che l'accesso a pagine che riguardano la salute mentale mostra le stesse variazioni. Quindi abbiamo tre diverse sorgenti che mostrano come la stagionalità della malattia mentale o delle emozioni sia periodica, eccetera. E questo è un lavoro, l'ultimo che ho fatto il mese scorso. E secondo me è importante perché è la prima volta in cui possiamo fare degli studi di epidemiologia su questa scala. E tra l'altro abbiamo anche visto che seguono le stesse variazioni, più o meno, questi cicli, seguiti da alcuni ormoni nel sangue. Quindi cominciamo piano piano a individuare dei meccanismi che non conoscevamo, ecco. Questo è uno dei miei progetti preferiti al momento. C'è un'altra domanda, ma l'altra verrà dopo. Sì, no, io intervengo soltanto su questa questione del ruolo della politica per dire una cosa. Questi fenomeni di cui abbiamo parlato, cioè i Google, Amazon, Facebook, sono recentissimi, hanno 10-15 anni neanche, e ovviamente la loro comparsa ha stimolato entusiasmo, ha stimolato interesse, si sono visti subito gli aspetti benefici. Adesso si comincia, ma solo adesso, a parlare di tutti quelli che sono gli aspetti meno positivi. Allora, il problema però, secondo me, è un problema globale, ed è lo stesso tipo di problema che c'è stato col global warming, cioè sviluppando, diciamo, tecnologie industriali, eccetera, consumando combustibili fossili, a un certo punto il benessere è cresciuto, ma poi ci accorti che c'era anche un lato negativo della medaglia. Questa presa di coscienza si è tradotto in azioni, ma avete visto con quale fatica e con quale, diciamo, lentezza, per cercare di ridurre il problema del global warming. Allora, ci vorrà una presa di coscienza a livello planetario dei problemi, perché non è sufficiente che l'Unione Europea, secondo me, faccia delle legislazioni, perché questi sono ormai problemi di fatto, diciamo, di tutto il globo. Bisogna vedere come reagiranno certi paesi che hanno degli interessi diversi da altri, e questo potrà essere un problema molto serio di fatto, perché il controllo di questi dati è un controllo politicamente molto importante. Comunque adesso si è cominciato a parlarne, e quindi è il momento di stimolare delle risposte, possibilmente a livello globale, cioè a livello individuale non servono granché, secondo me, cioè individuale di paese singolo. C'era ancora una domanda, adesso non trovo più la signora che ha fatto la domanda. Eccola. Mi dà l'opportunità di dire una cosa in più. È vero, se noi facciamo per esempio un sistema che corregge lo spelling o raccomanda come completare una frase, questo si basa sui dati precedenti e mi proporrà un completamento convenzionale, già visto prima molte volte, banale. Se chiedo ad Amazon quali libri leggere, mi mostrerà i libri più popolari tra le persone come me. Se chiedo a Google News di darmi delle notizie, o Facebook, mi daranno notizie che altre persone come me hanno già apprezzato. Tutto questo a lungo termine creerà un appiattimento, è ovvio, perché ci sarà un incoraggiamento a comportarci sempre in modi già visti. E questo mi porta al tema che si chiama in inglese the filter bubble, la bolla del filtro, che è il seguente fenomeno. Se io comincio a leggere un certo tipo di notizie, l'algoritmo di raccomandazione vede che mi interessano e me ne mostra ancora. A quel punto leggo queste perché mi sembra che siano le uniche, e l'algoritmo lo prende come un segnale di approvazione, e questo si autoincrementa e mi porta in una certa zona dello spazio delle notizie, e un altro utente magari va a finire in un'altra zona, e quindi ognuno comincia a vedere notizie del tipo che ha già visto, si sente convalidato e sviluppa un insieme di opinioni. Su Facebook questo è ancora più forte, perché vedo notizie che sono gradite da persone come me, che sono i miei amici. E nel tempo questo
questo che è da un lato un appiattimento enorme all'interno di quelle comunità in cui tutti vedono le stesse cose, sono uguali, e crea una divergenza fra diverse comunità, e questo è stato misurato ed osservato ed è in effetti un problema noto. Adesso la soluzione non lo so, però noto anche che c'è gente che si fida degli algoritmi per trovare partners, per esempio. Questi soffrono degli stessi problemi. C'è una serie di algoritmi che sono essenzialmente lo stesso, sono raccomandazioni automatiche personalizzate. Si trovano nello spam filter, nelle news, nei libri, nelle vacanze adesso, eccetera. Tutti questa famiglia di algoritmi soffre della stessa patologia. Allora, ringraziamo i relatori per questa possibilità di dialogo. Concludo semplicemente così. Mi ricordo una cosa che mi aveva colpito leggendo un'intervista tra Obama e Ito, che è il responsabile all'MIT, di uno dei laboratori più importanti. E questo professore diceva a Obama che era un po' preoccupato, perché diceva tipicamente chi fa ricerca su queste cose ad alto livello, parlava dei suoi studenti, sono un gruppo di ragazzi bianchi che spera di trovare un algoritmo in modo tale da non dover pensare più a tutti i problemi della società, alla politica, alla morale, che, e dice, questo è preoccupante, perché che tutto possa essere stato delegato a questi algoritmi è la cosa che mi preoccupa di più. E in effetti è interessante, perché vedete, semplicemente una chiacchierata così, quanti temi e quante questioni vengono fuori, no? Abbiamo parlato di sviluppo critico, di libertà, di bisogno, di che cosa, da dove impariamo, no? Mi colpiva che ultimamente, anche come rispondendo alle varie sollecitazioni, si capisce che nella nostra esperienza abbiamo dei punti, delle esperienze che ci rimangono, che da cui abbiamo imparato, che ricordiamo, no? E ciò ci permette anche di poter ogni volta non poter avere questa capacità critica rispetto a ciò che vediamo di nuovo, di non conosciuto, e perché evidentemente in questo cambio epocale ci sono delle grandissime sfide che si aprono. In questo senso mi colpiva molto, il dialogo di oggi mi ha fatto venire in mente quando Benedetto XVI nell'enciclica Spes Salvi dice: dobbiamo constatare che un progresso addizionabile è possibile solo in campo materiale. Nell'ambito invece della consapevolezza etica e della decisione morale non c'è una simile possibilità di addizione, per il semplice motivo che la libertà dell'uomo è sempre nuova e deve sempre nuovamente prendere le sue decisioni. Non sono mai semplicemente già prese per noi da altri. In tal caso, infatti, non saremo più liberi. La libertà presuppone che nelle decisioni fondamentali ogni uomo, ogni generazione sia un nuovo inizio. Per questo credo che in ballo non ci sia appunto appena la soddisfazione o la facilità di fare qualcosa più facilmente, appunto, ma ci sia proprio in ballo c'è la libertà. Per questo ringraziamo ancora per poter aver avuto questa possibilità di dialogo e di aver sollecitato queste domande in noi. Ricordo gli incontri di domani, sempre qui allo spazio WOT. Alle 12.30 ci sarà un incontro su tecnologia, legge e società con Luciano Violante e Andrea Simoncini, mentre alle 18.30 un incontro intelligenza artificiale, simboli e creazione con Davide Rondoni. Grazie e a domani.